allo sviluppo di hardware migliori, i modelli di intelligenza artificiale teorizzati già 50 anni fa sono finalmente diventati realtà e nell'ultimo decennio sono stati applicati in praticamente qualsiasi campo di ricerca. Con intelligenza artificiale si intende l'abilità di una macchina di presentare caratteristiche tipicamente umane, quale il ragionamento e l'apprendimento. Quindi una macchina in grado di apprendere da degli esempi che gli vengono mostrati, capirne il funzionamento e poi rispondere autonomamente a simili problematiche che gli verranno presentate in futuro. Per questo motivo l'intelligenza artificiale è molto spesso utilizzata per problemi per cui non abbiamo una risposta precisa e per cui l'essere umano non è in grado di generare una formula unica che sappia risolverli. Un esempio pratico può essere la guida di un'automobile, per cui non siamo in grado di generare una formula unica che possa comprendere tutte le variabili che possono accadere durante la guida. E è per questo che utilizziamo modelli di intelligenza artificiale, probabilmente addestrati guardando migliaia e migliaia di ore di filmati istruttivi. Vista la crescente efficienza e precisione di questi modelli di intelligenza artificiale, sempre più compiti che prima erano strettamente umani sono stati passati a questi modelli. Questo però genera problemi di tipo etico e giurisdizionale, ad esempio sulla responsabilità delle conseguenze delle azioni scelte da questi modelli di intelligenza artificiale. In risposta a questi cambiamenti si sta iniziando a parlare di diritto alla spiegazione, ossia allo sviluppo ed utilizzo di modelli di intelligenza artificiale le cui azioni possano essere sempre giustificate, ossia si possa essere sempre in grado di capire per quale motivo quel dato modello ha preso quella data scelta. Nel campo dell'informatica questo è studiato dall'Explainable AI, che cerca di sviluppare modelli di intelligenza artificiale sempre più sicuri e robusti per le problematiche che gli verranno affidati negli anni futuri. Saper giustificare le predizioni di un modello di intelligenza artificiale ci aiuta a scartare i modelli difettosi e anche ad accrescere la fiducia in questo tipo di tecnologia, grazie a spiegazioni comprensibili anche a non esperti e non addetti ai lavori. Ed infine è anche molto utile per guidare la ricerca del futuro, quando modelli sapranno giustificare e darci risposte per problemi la cui soluzione noi umani non eravamo in grado di trovare.